Mister, oggi il trofeo importante Maestrelli, ma partiamo dal traguardo storico che lei ha raggiunto. Quanta soddisfazione c'è? Ma molta soddisfazione, anche perché siamo partiti con tantissimi problemi. Poi strada facendo questi ragazzi sono fortificati, hanno ogni volta, ogni partita miglioravano e avevano ottenuto dei risultati sperati. Ma devo dire meritati, perché i ragazzi veramente sono andati oltre forse le loro possibilità. La fila nelle giovanili della nazionale, qual è l'obiettivo di Tecvano? Nella? Nelle trafide nel settore giovanile della nazionale, però sì. Qual è l'obiettivo vero di Tecvano? Un giorno essere CT della nazionale maggiore? No, questo non ci penso. Io quando faccio questo lavoro l'ho sempre fatto con i giovani praticamente, perché ho fatto 10 anni a Milan, poi sono 8 anni sono in federazione, però ho sempre cercato di portare la mia esperienza, le mie conoscenze a servizio dei ragazzi, cercando di poterli aiutare a crescere e aiutare un domani a avere un altro. Ranieri riceve il premio migliore allenatore europeo intitolato a Tito Villanova, il premio Maestrelli. Lo festeggiamo con l'ufficialità del suo nuovo incarico? No, ancora no, perché in tutte le cose se non c'è la firma del contratto non si può ufficializzare nulla. Si è a buon punto, però bisogna ancora aspettare. Ecco, diciamo però che se no sembra 65 anni che è passati da pochi mesi, c'è stata questa deroga, se no sembra davvero che sia decrepito Ranieri, faccio un'immagine sbagliata. A me non interessa quello che passa, l'importante è che faccio una cosa che amo, con passione, con tutta la mia serietà e competenza, per cui possono dire quello che vogliono, poi se lo dice Domenech. Ecco. Lascia il tempo alle prove. Sì, un po' bizzarra questa cosa. Tra l'altro lui è stato sempre bizzarro. Leonardo, tra l'altro, a Firenze si è emozionato quando è stato tributato dell'applauso della gente di Firenze. Io faccio questo lavoro perché mi dà delle emozioni. Per cui tornare a Firenze, dove in 4 anni abbiamo vinto un campionato di Serie B, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, arrivare in semifinale di Coppa UEFA si chiamava allora, per cui va bene, Firenze mi resterà sempre nel cuore. Complimenti. Grazie, buonasera a tutti. E grazie per queste emozioni con cui lei ha contagiato veramente tutti, è riuscito a contagiare anche chi di calcio non se n'era mai occupato. Sì, me ne sono accorto perché arrivavano talmente tante lettere, tante attestazioni da tutte le parti del mondo, dal Canada, dalla Nuova Zelanda, dal Giappone, dalla Cina. Credo che siamo diventati la seconda squadra di tutti e tutti facevano il tifo per noi. Era un'elettricità che si sentiva. La cosa simpatica nelle ultime 7-8 giornate, quando ormai si capiva che potevamo vincere il campionato, affrontavi gli avversari, naturalmente davano il 100% per batterti, poi quando uscivano dal campo mi si avvicinavano, vincete questo scudetto, era una cosa meravigliosa.
Beh, il vero senso del fair play, siete riusciti veramente a contagiare tutti. Per lei hanno fatto qualunque cosa, hanno aperto migliaia di gruppi su Facebook, le hanno dedicato un meraviglioso murale intorno al quale si sono riuniti, sono state organizzate delle marce. Ma che effetto le ha fatto? Perché veramente c'è stata un'ondata di affetto. Devo dire che quando sei nell'occhio del ciclone vivi tutto come appunto qualcosa che non riesci a comprendere. E poi mano a mano che il tempo passa riesci ad assaporare meglio, per cui mi hanno esonerato e mi sono goduto tutto quello che ho fatto. Beh, ci mancherebbe. E dopo essersi goduto con calma giustamente le sue vittorie, le sue, lo lasciamo proprio da un'altra parte, lei è pronto per una nuova avventura ufficiale? Non è ufficiale, ci sono gli avvocati che stanno parlando, mi auguro che tutto si concluderà a presto. E sì, il calcio mi manca, per cui quando sono senza calcio sono sotto pressione, sembrerà strano ma è la verità. La pressione del risultato, il lavoro quotidiano mi fanno restare calmo. Quando sto senza lavoro... No, allora noi speriamo di vederla presto tranquillo, di vederla presto a bordo campo, però insomma la Francia è un paese in cui lei si è già trovato molto bene, una bellissima esperienza al Monaco, quindi insomma... Sì. Allora... Devo un po' ripassare il mio francese perché non è poi così piano piano. Mi fai tu, mi aiuti, mi fai tutto. Giorgio, vuoi aiutare tu? Vuoi fare una domanda? Sentiamo, facciamo un po' di francese. No, per la morire. E mi fa piacere perché vincere il trofeo Maestrelli, io ho conosciuto il maestro anche se ero un giocatore della Roma, ero amico di Chinaglia, per cui quando ci furono i mondiali del 76 in Germania, ci fu, in pratica io andavo a casa sua quando lui era piccolo e con il maestro avevamo la partita insieme. E quando Chinaglia fece quel gesto a Valcareggio e tutto, partimmo, un amico comune di Chinaglia, io e il papà, appunto andammo su in Germania per stare vicino a Giorgio. Per cui ricevere il premio intitolato a questo grand'uomo mi fa particolarmente piacere. Grazie. La consegna di questo premio miglior allenatore europeo 2015-2016 a Claudio Ranieri. Thank you.